Buongiorno signori, come state? Buon lunedì. Come vi dicevo ieri sera, adesso abbiamo una sosta davanti, quindi abbiamo dei giorni interi per ragionare su quello che è stato e per cercare di migliorare, perché la Lazio lo andremo ad affrontare appunto tra 2 settimane, quindi la Juventus avrà a disposizione più tempo per cercare di smussare quelle che sono ancora le cose che rendono la squadra poco convincente. Questo è stato un po' il mantra della partita di ieri. Sono contento in realtà di leggere che in tanti siete stati d'accordo con questa cosa, perché la Juventus poteva ieri sera vincere, per quanto mi riguarda, 4-5 gol a 0, perché le occasioni ci sono state, gli episodi ci sono stati, la Juventus ha strameritato di vincere quella partita e avrebbe meritato secondo me anche almeno un gol in più, perché poi negli ultimi 20-25 minuti la Juve ha bombardato, nel vero senso la parola, un Empoli che secondo me è troppo distante rispetto a quello che dovrebbe essere il livello di una squadra di Serie A al momento. Poi si può sempre migliorare, anzi credo che l'Empoli debba assolutamente migliorare, ma noi dell'Empoli ci importa poco, quindi cerchiamo di parlare della Juve. E dobbiamo per forza fare i conti con un infortunio di Pogba. Allegri ha detto ha sentito una fitta, quindi questa mattina ci saranno degli esami più approfonditi al J Medical. Sicuramente la situazione non è meravigliosa. Pogba lo abbiamo visto toccarsi, c'era stato un pochettino di preoccupazione, preoccupazione confermata da parte dell'allenatore. Ha giocato mezz'ora Pogba e non è riuscito a reggere quei ritmi. Mi ha riportato un po' alla mente quella partita che aveva fatto in casa, mi pare con la Cremonese, la prima da titolare dopo il ritorno dall'infortunio, con la nuova maglia addosso, e non riesce a finire quella partita ed è costretto ad uscire al cambio. Mi ha dato le stesse sensazioni. Crociamo le dita, anche se ho veramente delle brutte sensazioni su Pogba, perché non riusciamo a dargli continuità di rendimento, non riusciamo a dargli continuità fisica, non è integro a livello fisico, quindi è un giocatore sul quale bisogna stare molto 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 attenti ed essere più cauti del previsto, ancora più del previsto. Era tornato a disposizione, era entrato col Bologna e siamo di nuovo ai box, di nuovo uno stop. Oggi con l'asta del fantacalcio sarà un giocatore che cercherò di evitare, poi se farà bene sarò contento anche senza averlo all'interno della mia rosa. Voglio raccontarvi un pochettino quello che è il mio mood, perché ho ascoltato l'intervista di Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN, ho visto che c'è stata anche una clip in cui Allegri risponde a una domanda che non ho sentito, ho sentito soltanto la risposta in cui parla di pistola, carro armati, di guerra. Credo quindi che si faccia riferimento al valore delle rose differenti tra Juve e quelle che secondo Allegri, quindi Napoli, Inter e Milan, sono squadre migliori. Io vi ho già detto che martedì vi porterò un video in cui vi racconterò la mia opinione su quello che è il valore delle squadre in Serie A. Però ad DAZN io ho proprio ascoltato delle risposte da parte di un Allegri sorridente. Io stasera ho proprio visto Allegri sorridente, sereno, rilassato, soddisfatto di quella che è stata la vittoria della Juventus. E questo, devo dirvi la verità, mi accende un piccolo campanello d'allarme che viene confermato anche da quelle che sono state appunto le parole dell'allenatore. Ed è per quello che oggi, tramite questo video, voglio dirvi perché secondo me le cose non sono destinate a cambiare, non sono destinate a cambiare in questa stagione. Si continuerà a seguire la stessa identica linea che c'è stata nei 2 anni precedenti e la Juventus proverà dei minimi miglioramenti, come magari cercare appunto di andare a pressare in avanti, e nemmeno sempre, nemmeno spesso, anzi io un pressing convincente fino adesso l'ho visto soltanto nei primi 30 minuti contro l'Udinese all'interno di 3 tempi giocati dalla Juventus, 3 partite, non 3 tempi, 6 tempi giocati dalla Juventus, quindi non mi sembra un'arma che la Juventus vuole confermare al 100%, quanto più un qualcosa che si può fare, come noi, in determinati momenti della partita, in determinate partite e senza troppa continuità. Però io ho sentito da parte di Allegri, ribadisco, la cosa che mi ha sorpreso è vedere questo Allegri sorridente, rilassato, soddisfatto di quella che è stata la prestazione. E ci sono stati proprio dei concetti che mi fanno capire che si andrà avanti con la stessa identica mentalità degli altri anni e che Allegri non ha intenzione di lavorare su queste cose. Perché Allegri dice la cosa che bisogna migliorare principalmente è la lucidità negli ultimi 30 metri. Io invece vi dico che secondo me, oltre a migliorare la lucidità negli ultimi 30 metri, bisogna migliorare la manovra per arrivare in maniera pulita negli ultimi 30 metri. Questo invece è un concetto che dalle parole di Allegri, dalla bocca di Allegri, non è mai stato messo in evidenza, non è mai uscito, non si è mai detto bisogna cercare di migliorare la struttura della squadra per arrivare in quei 30 metri in maniera più semplice, in maniera più facile, in maniera più pulita, in maniera più veloce. Queste sono le cose su cui la Juventus deve migliorare.
poi la lucidità negli ultimi 30 metri viene di conseguenza perché hai meno lavoro da fare per arrivare più pronto negli ultimi 30 metri. Insomma, negli ultimi metri poi è difficile migliorare, è difficile imbrigliare i calciatori all'interno di uno schema negli ultimissimi metri. Più che 30 io faccio 20, negli ultimi 20 metri secondo me poi quello che fa davvero la differenza è l'istinto, l'estro, la classe, il livello del calciatore. Ma per arrivare in quelle condizioni lì, mettere nelle migliori condizioni possibili un giocatore di far bene gli ultimi metri, ecco, lì ci vuole la mano dell'allenatore, ci vuole la struttura di squadra che soltanto un mister può dare. E questa cosa non viene citata da Allegri. E secondo me questo è il primo miglioramento che dovrebbe arrivare alla Juventus. E poi Allegri, quando Ambrosini gli parla del gap da colmare con quelle davanti, dice: non vuol dire che non abbiamo ambizione, loro hanno anche una partita ogni 3 giorni, però noi siamo giovani, è normale che ci devi mettere degli errori che vengono fatti. Io sono d'accordo che i giovani commettano degli errori, ma è una cosa naturale, non solo perché sono giovani, ma perché li commettono anche i vecchi, o come piace dire ad Allegri, i giocatori più d'esperienza. E quindi questo mettere in evidenza che ci saranno delle difficoltà, che sarà difficile lottare per lo scudetto, che sì, puoi avere l'ambizione, però sarà difficile perché ci saranno degli errori in più, perché noi siamo una squadra giovane, e quindi dire praticamente non ci possiamo arrivare per quel motivo lì, insomma, non è una bella cosa da dire, ed è una cosa che si distacca completamente rispetto anche al concetto che lo stesso Allegri aveva espresso nella conferenza stampa pre-Juventus Bologna, in cui diceva: non significa che sia una squadra più scarsa, sia una squadra più giovane, una squadra che può migliorare sul lungo, una squadra che può trarre dei benefici dal lavoro. Invece qua si è già rigirato il mondo, qua è tutto un altro concetto, anche perché ho sentito anche Allegri dire: abbiamo dei giovani che vengono da altre squadre e che non sono abituati a giocare più partite rispetto alla Juventus. D'accordo, verissimo, giusto, sacrosanto. Però l'anno scorso ho sentito lo stesso Massimiliano Allegri ribadire il concetto secondo il quale poi l'anno prossimo, cioè quest'anno, alcuni giocatori avrebbero avuto più partite a disposizione, più partite giocate con la maglia della Juve, sarebbero stati quindi più pronti, e che certi discorsi che magari si potevano fare l'anno scorso, quest'anno non sarebbero stati validi. Invece ancora una volta li sentiamo. Io credo che queste parole siano stati nei confronti di Weah e di Cambiaso, che oggi sono stati esclusi dalla formazione titolare in favore di McKennie e Kostic, due giocatori più rodati con un'esperienza maggiore in Serie A, che sono già stati schierati tante volte titolari da Massimiliano Allegri alla Juventus. Però penso anche allo stesso Miretti, penso a Iling, penso a Fagioli, penso a Yıldız, che era stato buttato nella mischia nelle prime due, che ieri invece non si è visto. Però se Fagioli, Miretti, Iling, questi sono i giocatori più utilizzati comunque anche l'anno scorso, e che quindi delle partite in più le hanno messe con la maglia della Juventus, proprio come chiedeva Allegri, poi non puoi fare la valutazione e dire: sì, però sei una squadra giovane e quindi ci saranno gli errori ci saranno sempre con una squadra giovane e con una squadra vecchia. Non significa che una squadra giovane sbaglia di più, è semplicemente una squadra con meno esperienza che avrà più magari necessità di essere guidata, accompagnata dalla mano di un allenatore che deve cercare di mettere a proprio agio i giocatori nelle migliori condizioni possibili per far bene. Ma partire con il preconcetto, perché questo è un preconcetto, che la squadra di giovani non potrà lottare per lo scudetto, secondo me questo è errato. Secondo me questo è errato, anche perché a maggior ragione io ho visto un Kvaratskhelia e un Osimhen trascinare il Napoli, e mi pare che siano giocatori giovani, e mi pare che siano giocatori che hanno fatto pochi errori. Poi non voglio paragonare Fagioli e Miretti o Iling a Kvaratskhelia e Osimhen, però soltanto dirvi che non si deve guardare l'età e non si deve fare un ragionamento semplicemente basato sull'età. Lo stesso Leao 2 anni fa ha vinto lo scudetto con il Milan, è stato uno dei giocatori che ha trascinato, e mi pare un giocatore giovane. Lo stesso Lautaro Martinez, lo stesso Barella, sono giocatori determinanti per l'Inter. Quando ha vinto lo scudetto ci poteva mettere pure Hakimi, ed erano giocatori giovani. Lo stesso Bastoni, non mi pare che siano discorsi di dire: eh sì, però dato che sono giovani fanno più errori, o non c'entra, c'entra niente. Non c'entra, quella è proprio una cosa che non c'entra niente. E se non facciamo questo step, questo passo in avanti, proprio dal punto di vista del ragionamento, quindi dal punto di vista della mentalità, sarà difficile uscire da queste concezioni antiche, no? Queste concezioni che ci portiamo dietro da qualche anno. Allegri dice: dobbiamo crescere nella gestione della partita, nei momenti dove devi avere la palla e dove devi addormentarla. Stasera abbiamo fatto bene, anche se altre volte abbiamo forzato. Io non ho visto tutta questa
bella Juve in gestione della partita, in gestione della palla o quando deve addormentarla. Io ho visto la Juve che si è scrollata un po' di dosso le paure, le incertezze, le scorie soltanto dopo che ha effettivamente trovato e concretizzato il 2-0, quando mancava ormai troppo poco alla fine della partita e sapeva che facendola girare avrebbe messo anche in difficoltà l'Empoli. Ma io non ho visto un passo in avanti nella gestione della partita. Poi che la Juventus sia stata una squadra che non ha mai rischiato e che voleva andare a fare anche il secondo gol per cercare di chiuderla, questo secondo me è un dato di fatto. Queste cose in Empoli-Juventus si sono viste. Però temo anche che questa partita e questo giudizio, questa analisi della gara debba tenere per forza di cose in conto la qualità, il livello dell'Empoli, perché sono state tutte situazioni estemporanee, tutte situazioni che si sono create all'improvviso. Non c'è stata una costruzione netta da parte della Juve, per quello che vi dico che non ho visto questa miglioria nella gestione della partita. Dobbiamo avere ambizione e desiderio. Le possibilità che abbiamo sono quelle di lavorare per migliorare velocemente singoli e squadra. Ecco, io dico che non bisogna migliorare velocemente. Cioè, non si può più ragionare di scorciatoie. Negli ultimi 2 anni abbiamo provato a ragionare di scorciatoie. Va via Ronaldo e quindi proviamo a prendere Vlahovic. Facciamo la scorciatoia di arrivarci con un altro tipo di giocatore perché mancava. Vogliamo fare l'istantime e prendiamo Di Maria e Pogba perché non abbiamo voglia di aspettare, dobbiamo velocizzare. Io credo che ormai bisogna mettersi via e mettersi nella testa che bisogna lavorare, ma per davvero, quotidianamente, cercare delle migliorie più lente, proprio perché abbiamo dei giocatori più giovani che hanno bisogno di lavorare quotidianamente, in settimana, per arrivare più pronti possibile alla partita che si deve giocare, perché sennò poi si rischia di mettere veramente in difficoltà alcuni calciatori perché non si fa il lavoro giusto e non ci si prende il giusto tempo. Siccome parlare di migliorare velocemente è sbagliato, maggior ragione per quello che è questa Juve. Però bisogna iniziare a lavorare seriamente, davvero, nel migliorare le cose che vanno migliorate davvero e non parlare di lucidità negli ultimi 30 metri, perché quella poi banalmente viene da sé e non c'è nemmeno un modo per migliorare la lucidità negli ultimi 30 metri. Come fai a migliorare la lucidità negli ultimi 30 metri? Quale allenamento puoi inventarti per farlo? Invece puoi migliorare l'approccio che hai alla circolazione della palla, al possesso palla, nella velocità di muovere il pallone, quello sì che lo puoi migliorare con un allenamento mirato, però bisogna farlo e prima di farlo bisogna pensarlo, accettarlo e metterlo come priorità. Con il Bologna siamo stati criticati giustamente dall'esterno, ma abbiamo subito 2 o 3 tiri in porta, quindi la prestazione è stata migliore di Udine, dove nel secondo tempo invece hanno tirato spesso. Ad Udine infatti io non ero contento, ma del secondo tempo neanche io. E ve l'ho detto, una Juve dalle due facce, ma mi porto a casa il bello, perché ho visto una Juventus che cercava di fare determinate cose. Secondo me l'analisi con il Bologna, abbiamo subito 2 o 3 tiri in porta, con l'Udinese nel secondo tempo invece tanti, e quindi abbiamo giocato meglio col Bologna che con l'Udinese, è sbagliata di principio, perché si fa un'analisi troppo pragmatica, troppo fredda, distante da quella che invece richiede l'analisi della partita, perché la Juventus vista con l'Udinese ha creato, è stata una Juventus che cercava di aggredire l'avversario, aveva fame, aveva voglia, ci provava. La Juventus vista col Bologna è stata una Juve che invece ha subito per tanti minuti, per tutto il primo tempo, il palleggio, la gestione, la gara che ha tenuto il Bologna. Poi il Bologna è calato mentalmente, fisicamente, è venuta fuori la Juventus. Ma il fatto che la Juve abbia subito pochi tiri in porta con il Bologna e tanti tiri in porta con l'Udinese non significa niente, anzi la Juventus ha giocato un gran primo tempo con l'Udinese e doveva per forza di cose giocare un secondo tempo migliore nella stessa gara, ma allo stesso tempo il Bologna è stata una squadra che a differenza dell'Udinese ha creato delle occasioni e comunque è riuscita a gestire il pallino del gioco, è riuscita a mantenere il possesso della gara perché provava a giocare, perché provava a pressare, provava a metterti in difficoltà. L'Udinese è stata una squadra che, come la Juventus questa sera con l'Empoli, ha trovato delle occasioni estemporanee, magari basate sui cross, magari basate su dei calci da fermo, che attenzione, fanno tutti parte, sono tutte cose utili, indispensabili nel calcio ad alto livello. Se non prendi in considerazione quelle robe lì, stai semplicemente analizzando un altro sport. Ma non può essere semplicemente quello. Quindi, secondo me, analizzare la gara sulla base del lì abbiamo preso pochi tiri, lì ne abbiamo presi di più, senza valutare che in una gara però hai provato effettivamente a fare la partita a te, nell'altra invece non ci sei proprio minimamente riuscito, ma neanche andato vicino,
e le occasioni che sono state create sono state una reazione nervosa, una reazione della squadra che è andata ad alzarsi per forza di cose perché stava perdendo in casa con il Bologna. Io credo che sia il modo sbagliato di analizzare la partita, ma voglio sapere anche la vostra opinione qui sotto nei commenti, ricordandovi che oggi a mezzogiorno uscirà pure il video delle pagelle di Empoli 0 Juventus 2. Forza Juve ragazzi, forza Juventus sempre. Però se non iniziamo a ragionare su queste cose, che non sono piccoli, sono giganti, temo che non ci saranno i presupposti per migliorare neanche quest'anno.